ciao. E adesso si presenta con tutti. Beh, certo. Finalmente, la Merz qui. Ciao. Soprattutto dopo che abbiamo conosciuto Angelina Jolie, abbiamo tante cose da chiederti. Immagino. Intanto questo è per te, guarda un po'. I suoi occhi magnetici e il suo sorriso ammaliante hanno fatto sognare un'intera generazione. Alessia Merz porta con sé tutto il fascino glaciale del Trentino, mixato però a un carattere esplosivo. Ah, meno male, vado a dirlo alle mie amiche! Attrice, modella, conduttrice, a 17 anni era già una delle ragazze più amate del programma cult Non è la Rai. Da lì la sua carriera è decollata, tra film, programmi televisivi e anche calendari senza veli. Dal 2004 il suo cuore batte solo per il bel marito calciatore Fabio Bazzani e da quando è diventata mamma ha deciso di lasciare la carriera per dedicarsi completamente ai suoi figli. Ma oggi avrà deciso finalmente di tornare sulle scene? Allora intanto grazie. È tornata sulla scena con Vieni da me. Esatto, già questo, grazie di questa bella presentazione. Allora, questo sarà l'album di famiglia di Alessia Merz, ma abbiamo un problema. Oddio. Mi hanno raccontato che tra i vari traslochi è stato abbastanza difficile racimolare le fotografie. Esattamente, le ho perse tutte. No. Siccome ogni anno facevo un trasloco e un figlio, ci siamo fermati coi figli, siamo andati avanti coi traslochi e ho perso tutte le foto. Vabbè, vediamo, secondo me qualcosa abbiamo racimolato. Prima cornice, quella della selezione. Leggiamo dietro cosa c'è scritto. A Non è la Rai c'era una selezione naturale. Naturalissima. Naturale, Darwin, vi fa un baffo, ragazze. Esatto, bisogna fare Non è la Rai e lì, ta-ta. Eccole qui. Allora, tu, praticamente, Non è la Rai, lo sapete, è cominciato nel 1992. Esatto. E tu eri una ragazzina. Io ero una ragazzina che veniva da Trento, la piccola Heidi, soprannominata, che pensava di potersi sedere dove voleva, capitava, perché cioè, non pensavo ci fossero dei posti prestabiliti, quindi mi ero seduta in prima fila e mi è stata proprio tolta la sedia dicendo ma tu sei appena arrivata e vuoi sederti in prima fila, ma sei impazzita? E funziona così, perché avevi un contratto rinnovabile di mese in mese. Quando poi ti fanno il contratto fisso, che quindi rientri tra quelle, diciamo, più gettonate, la sedia te la apparecchiano, ti fanno sedere, perché dopo fanno capocella e si vedono anche loro dalle inquadrature, capito? Funziona tutto così. È terribile. Sì, 110 ragazze messe tutte insieme, puoi capire che... Quando ti hanno tolto quella sedia la prima volta, ti prego, dimmi. Cosa hai detto? Ridatemi la sedia. Ma guarda che io all'inizio ero, per quello che ti dico, che poi ti forgia anche il carattere, all'inizio venendo veramente dai monti in una città come Trento, piccolina, insomma, tutto senza la mamma, il papà, sai, ero ancora un po' spaesata, quindi quando mi hanno tolto la sedia, io lì per lì ho detto, ma io cosa ci faccio qua? Fatemi tornare su. Esatto, poi dopo pian pianino che capisci, insomma, tiri fuori un po' gli artigli e la sedia poi me la prendevo. Certo. Sì. In tutto questo abbiamo avuto da poco ospite Mirjana Trevisan. Sì. Lei aveva fatto una dichiarazione in radio dicendo in realtà le mamme bullizzavano. Poi dopo, quando è venuta ospite da noi, ha detto no, ho usato una parola non appropriata, non era proprio così. No, no. Certo, il clima di concorrenza c'era. Voglio sapere la tua visione. Delle tue mamme, delle mamme che hai conosciuto? Noi donne si sa che tra di noi siamo più agguerrite, quindi sicuramente, cioè, non so, c'è la telecamera accesa, che vuol dire che stai riprendendo, ti passo davanti, lo fai apposta, però da lì a dire bullismo, dispettucci. Rossella, fallo adesso, la telecamera davanti alla Merz, pasta davanti ad Alessia Merz col caffè. Fallo, no, Rossella, vendicati qua. E poi dici, oddio, non l'ho visto. Coprila, mettiti davanti, Rossella. Così, davanti. Ma questo è proprio davanti così, E devi dire, non me ne sono accorta. Oh, scusa, non ci ho fatto caso. Esatto. Ah, così, davvero? Sì, però dispettucci, da lì a dire bullismo, insomma. Le mamme però erano agguerrite. Erano agguerrite? Vero, sì. La tua? La mia la tua no, perché stava a Trento, quindi dai che io proprio da agguerrito non avevo niente. Hai litigato qualche volta con qualche mamma? Perché no. A un certo punto tu conducevi anche i giochi, cantavi. Sì, cioè... ma quando tu entri nelle grazie di avere questo, questo benedetto contratto in esclusiva, e dopo cambia tutto. È all'inizio che sei, diciamo... Cioè, diciamo che erano agguerrite con tutte quelle ragazze che non avevano un contratto di esclusiva. Esatto, perché pensano di scavare. Una volta che tu hai quel bel contratto che non ti può far più niente nessuno, anzi ti venerano, ti adorano, amiche, ragazzi. È una cosa terribile questa. Ma ti dirò, cioè, alla fine in tutti i posti di lavoro, invece che 2-3 mettine 110 e succede così, ma c'erano anche delle amicizie, per quello che io dico, bullismo assolutamente no. C'erano i genitori che magari dicevano, mia figlia ha preso 3 inquadrature, la mia 4, ma quelle cose lì così, insomma.
Devo dare il numero a mia mamma del nostro regista. Davide, così anche mamma comincia a chiamarti. Vabbè, non credo che tu abbia problemi di inquadratura, no? Appunto. Non è la Rai, guardate come cantava Alessia Merz, ma per dimmi forza, una cosa. La voce era la tua oppure no? Vuoi la risposta ufficiale? Ufficiale? Allora, la mia voce era di un donnone con un diaframma grande. No, non era assolutamente la mia. Non era la tua? No. E di chi era? Di questa donna? Di questa donna che cantava molto bene, che aveva questo diaframma, un donnone enorme tra l'altro, no, bravissima, no, la mia no. Alcune cantavano con la voce ci hai preso in giro tutto il tempo? Ma io lo dicevo anche tranquillamente. Ah, sì. Anche perché se mi sentivi cantare poi... Allora a questo punto veniamo il playback. Sole giallo, sole nero, giorni belli e giorni no. Nella vita son sincera, tu sei tutto quel che ho. Com'è bella un'avventura, e se accade la vivrò. Chiudi gli occhi qualche sera, tanto dopo tornerò. Un playback meraviglioso. Non lo so, allora, Manuela Villa, tu sei qui l'unica cantante in gara, vieni da me. Com'era questo playback delle Alessia Merz? Ricordiamo che aveva 17 anni. Sì. Stavamo commentando... Aspetta che non è il microfono. Scusami, stavamo commentando che è più realistico quello del TikTok. Pensa se ti dicevo che cantavo io. Sarebbe stato non credibile, dai. Però la bellezza e il modo spontaneo di come si muovevano, insomma... Guarda, se tu vuoi possiamo fare qua un lip sync. Ma anche no. Ho fatto scaricare la canzone, come si chiama? Io questa non la conoscevo. Sole giallo, sole nero, giorni belli e giorni no, nella vita sono sincero, tu sei tutto quello che ho. Sono sincera, non ero io. Neanche De Gregori arriva a tanto, neanche lui. Anche no, guarda. Sole giallo, sole nero, giorni belli e giorni no. Nella vita son sincero, tu sei tutto quel che ho. Com'è bella un'avventura, e se accade la vivrò. Chiudi gli occhi qualche sera, tanto dopo tornerò. Nel mio cuore c'è un diavolo. Tutta? Ragazzi, no. È una vita che io faccio playback. Dai, era divertente. Bellissimo, però. Veramente. Ma poi prendevate i soldi anche da quando cantavate oppure era tutto compreso nel pacchetto? No, lì era tutto compreso nel pacchetto e poi dopo figurine, tutto il resto, niente. Niente. Cioè, album, diario. Niente. Serate nei locali, quelle. Sì. Vabbè, quello sì. Prossima cornice, la prossima cornice è quella folle. Folle di cosa? Oddio. Leggiamo, il regista è stato così folle da prendere, da preferire me. Beh, sì. A chi ti ha preferito? Ad Angelina Jolie. È successo anche questo. Ed è vero, ed è vero. Raccontaci tutto per chi non lo sa a casa. Allora, Stefano Salvati, che io adoro come regista per il film degli 883 Jolly Blue, decise quel giorno, non mi chiedete perché, se aveva sbattuto la testa o non lo so, di scegliere me al posto di un'Angelina Jolie primi tempi, però insomma direi che era sempre una bella Angelina Jolie e quindi scelse me. Questo è un moto d'orgoglio. Allora, noi abbiamo intervistato Angelina Jolie. Sì. Quando è venuta qui per la prima di Maleficent e le abbiamo chiesto... Di me magari. Non ho chiesto di te, ma no, guarda perché... secondo me la faccia era... Chi è? Chi è? No, abbiamo chiesto all'Angelina Jolie, non so se abbiamo l'intervista, in merito al suo videoclip con Antonello Venditti di Alta Marea. Poi dopo, io ho chiesto anche il selfie, sì, sono stata molto spudorata, meno male, perché sono l'unica che alla fine che l'ha fatto in questo selfie. Brava, brava. E le ha detto che si è molto divertita. Quando poi abbiamo cercato il video, abbiamo visto che la regia di Salvati, lo stesso del film degli 883. Allora. E lo stesso che aveva detto che aveva preferito te ad Angelina Jolie. Perché si è ricreduto dopo la presa. Lui ti ha scelto e assolutamente è rimasto convinto della sua scelta. Ha detto perché tu eri più rassicurante di Angelina Jolie
che era troppo sexy. Sì, sì, no, è vero, questo comunque lo ha detto. Ma tu non avevi niente da invidiare Angelina Jolie, scusa. No. No. Forse Brad Pitt. Leggermente, magari... ma non solo quello, secondo me, però. Però, ecco qua, scusate, noi preferiamo Alessia Merzo. No, poi con quel capello. Grazie, spontanei. Però possiamo dire, tu eri più famosa della Jolie all'epoca, perché eri già stata la Verina Mora. Sì. All'epoca sì, ma guarda che di queste cose me ne sono successe, perché io ho fatto anche una pubblicità. Poi dopo parliamo di tutto, intanto dimmi questa cosa della velina. Della velina, no. Eri già famosa perché hai fatto la velina. Sì. Non è la Rai, era veramente prima, poi velina, che comunque vabbè, ti apre un po' il pubblico un po' più grandicello, diciamo, e quindi sì, all'epoca andavo, insomma, come si suol dire. Già sul bancone? Sì, sul bancone. Vediamo. Oh! Guardi che freschezza! Le faccio io un applauso, guardi, complimenti, grazie. Vorrei salutarle, buonasera, mi dà la manina. Buonasera. Scusa, fare un baciamano. Come va? Siete contenti? No, ho fatto io, si fida. Ha fatto bene. Anche per me. Ho fatto io, mia pazienza. Grazie. Siete contente di essere qui con noi? Molto. Siete contente di essere qui con noi? Sì. O meno. Quanto ero piccola, però sono bei ricordi, veramente bello. Striscia è stato un bel periodo proprio, perché era divertente, era un po' entrare veramente nelle case di tutti, non era, erano più i ragazzini, i fan, gli autori, invece Striscia la notizia era un programma che veramente era difficile che la gente non vedesse, non conoscesse. E quindi l'abbinamento velina calciatore l'hai inventato tu, mi dicono. Ebbene, non sì. Elisabetta Canalis con no, Vieri, ma tu. Siamo, sì. Perché con chi ti sei fidanzata ai tempi? No, ai tempi lì ai stavo tempi. Con Giampiero Maini, che non è l'attuale mio marito, eh? Non lo so. È un altro calciatore. Era un altro calciatore. Questo ragazzo qui? Esattamente, proprio lui. Sì. Eri fidanzata con lui? Sì, e anche la 40 era fidanzata con un calciatore. L'abbiamo inventato noi. Sempre di Milan o dell'Inter? Della Roma era. Ah, della Roma. Della Roma. E quindi è nato il binomio velina e calciatore. Angelina e poi Jolie è continuato. Non si è mai fidanzata con un calciatore. A proposito della rivalità, Lorenzo Farina ha giocato molto tra te e Angelina Jolie. Sì. Lui l'ha intervistata la Jolie, capisci? Appunto, noi ormai siamo amici, Angelina è simpatica, la prenderà sportivamente. Io ho fatto un bel meme per Angelina per spedirglielo a Los Angeles. A proposito di questa preferenza andata insomma nei tuoi confronti. Eccolo qui, Angelina! Italians do it better! Comunque Caterina, lo sai che molti tweet riguardo l'icona Alessia Merzi, perché dicono per noi ragazzi degli anni 90 Alessia Merzi è stata una vera e propria icona, ma che ne sanno i 2000 hashtag? Oh, ecco, ma che ne sanno loro? A un certo punto si è parlato anche di un calendario sexy nella presentazione, hai fatto un calendario sexy? Due calendari sexy, stesso anno o anno successivo? No, si è ammazzato lo stesso anno, no. Anno successivo. I primi sei mesi e poi il secondo. No. Due calendari, sì. Ecco. Allora, adesso qui abbiamo Tommaso Rinaldi, un campione di tuffi, però il ragazzo è degli anni 2000, perché non ha neanche 30 anni, capisci? No, quindi... Ecco, i calendari di Alessia Merz, caro Tommaso, e tu li hai visti? Caterina, come tu ben sai, io a calendari vado forte, ovviamente li ho visti. Ecco. Cioè, anche perché classe 91, quindi io li ho visti tutti e due, assolutamente. Tutti e due addirittura, però vedi. Hai capito? Chiudiamo calendari perché la prossima cornice c'è l'amore quello vero. Perché c'è stato un colpo di fulmine, sì. Ci siamo guardati ed è stato un colpo di fulmine. È vero, ci siamo visti la sera... alle 23, fai conto che il giorno dopo o io cercavo lui e lui cercava me, questo nel giugno 2005 ci siamo sposati e al 2006 è nato Nicolò, quindi più colpo di fulmine di così, cioè direi che... È provato! Sì. Ma chi l'ha sentato? Come è andato? Chi ha fatto da Cupido? No, eravamo, sai quei tornei che si fanno in Sardegna, d'estate, di calcio, personaggi famosi così, e pensa che l'anno prima eravamo ospiti nello stesso posto, stesso torneo, sia lui che io non ci siamo proprio visti. Ma dai! Stessa cosa. L'anno dopo, bastato lo sguardo. Qualcuno vi ha presentato? Simona Ventura.
No. Che all'epoca stava con Bettarini e quindi... Perché tu eri amica di Simona e lui sì. di Bettarini, non lo e lui so. Giocava con Stefano Bettarini nella Sampdoria. Giocava in nella Sampdoria con lui. Ci ha presentato, c'è stato uno sguardo e da lì una settimana di vacanza, poi dopo lui è andato in ritiro. Io sono partita per l'isola, sono tornata e abbiamo deciso di sposarci. Quindi più colpo di fulmine che di così. Scusa, Bettarini mi ha fatto da testimone? No. No, no. Cioè, non è stato proprio il vero Cupido Bettarini? No, no, è stato il tramite per, cioè, per farci conoscere. Però, no, veramente, quando dicono che il colpo di fulmine non esiste, effettivamente con noi è esistito. E le telecamere c'erano al tuo, al vostro matrimonio. Mi dispiace, ragazze, stasera non posso uscire! Lo fai? Pretty Woman? Per farlo? Ciao Jessica. Sai, noi siamo tuoi fans e per te faremo qualsiasi cosa. Fuori, vai. Ciao Alessia. Ciccio. Piacere, Alessia Merz. Alberto. Ciao. Sono pronta, dottore, possiamo cominciare? Eccomi. Il prossimo cantautore è Romano. La sua canzone è stata un successo di quest'estate ed è ancora adesso nelle hit parade. Questo non me lo ricordavo nemmeno io, ho detto ma cos'è? Sai, cioè io ho Babbo Natale che mi fa gli scherzi. Ecco sì. Quindi mi ha anticipato il filmato Babbo Natale, ma noi volevamo parlare del matrimonio. Sì, non è esattamente il matrimonio. Sta così sexy in questo momento, magari c'è il marito che dice ma no. Prego. Due abbiamo queste idee, questi valori, ovvero della famiglia, lo desideriamo molto un bambino e quindi penso che, chiaro, tutto subito in una volta, magari non ti godi neanche le cose, però credo che sarà a breve. Sì. Ora sarà a breve, eri già incinta? No, no, no. Perché è stato profetico, a breve. No, non ero ancora incinta, però era nei nostri pensieri, diciamo, poi i pensieri sono arrivati subito. Beh, calcola che Nicolò 2006 e Martina 2008. Noi non abbiamo perso tempo. Come mai vi siete fermati? Perché maschio, femmina, ne ho due, potrei avere anche gemelli. Ci pensa mia sorella a farle, che aspetta il quinto. Scusa? Mia sorella aspetta il quinto, sì. Sempre lo stesso? Sì. Quindi devo dire che io mi sono fermata a due e mi scupazzi i nipoti poi. E ti scupazzi anche perché ormai sono grandi, 13 e 11 anni. Sì, mi sembrano sempre piccolini, però sono grandi. Ma cosa dovremmo avere? Io li chiamo ancora bambini. Vabbè, sono bambini però, loro non vogliono? No, no, loro sì, però ogni tanto mi dicono ragazzi ormai. Dico vabbè, per me sono sempre bambini. Oddio, qui erano piccolini piccolini però. Qui erano piccoli in questa foto sì. che stiamo vedendo. Però noi dovremmo avere anche qualcosa che riguarda proprio Nicolò. Era piccolo, 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 piccolo. Era Martina? È Martina. È Martino. Dipende in tutto e per tutto da te, capito? L'allatti, la tieni in braccio, cioè vive in simbiosi con te, anche il piccolino perché ha 17 mesi, però già cammina, quindi un pochino più autonomo, ma in questo momento lei è così talmente fragile, talmente dipende in tutto e per tutto per te che tu sei responsabilizzata al massimo, ma nello stesso tempo sei strafelice perché dici questo scriccioletto vive, dipende da te, quindi sei contentissima. Perché poi ti rimangono i ricordi, ma vederla così, ma che scricciolino! Che poi lei non è mai stato uno scricciolino, a dire la verità, perché era già una bella bambina, grande, fin da piccolino, però vederla così, bello, grazie, grazie del regalo, bellissimo. Si è commossa, gli occhi sì. Si splendono ancora di più. E vedo delle facce così
In estasi di Radini Tedeschi e di Simon and the Stars. Ragazzi, cosa stavate pensando? Che bella la maternità oppure che bella la Merz? Dimmi, Daniele. No, io stavo vedendo prima il matrimonio, no? Perché da quando sto qui ne ho visti di tutti i colori. E questo devo dire che è un matrimonio abbastanza sobrio, perché a volte sembrano peggio dei funerali di Casa Monica. Questo qui, questo matrimonio qui, invece era sobrio, un po' paesano. Aspettiamo il tuo, Daniele. Massima cornice. Maschiaccio. Che sì. Senso maschiaccio? Da bambina eri un maschiaccio? Ebbene sì. Zero gonne. Zero tacchi fino ai 17 anni. Ah, non è la Rai? No, prima, per Miss Italia. Ah, va bene. Alberi, lotta, carte, briscola 3-7, scopone scientifico. Questi erano i miei giochi da piccolina a grande. Proprio. Ci... Ah, però sì, ti vestivano sì. Da bambinella, eh? Guarda lì come tutta carina. Sì, ma non ero io. Cioè, io ero più un maschiaccio, proprio zero. Ma mi ha detto l'autore che le foto che ha visto di te, eccola qui. E dice, Caterina, ma la Merz ha gli occhi marroni, come sì. Mai adesso ha gli occhi verdi? Ma tu hai le lenti a contatto? No, no, sono i tuoi. Sì, che guarda. È successo? Fino a 12 anni avevo gli occhi neri. Non ci credo. Sì. Mia madre ha gli occhi scuri, 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 invece mio padre ce li ha celesti, verde celeste. E fino ai 12-13 anni li ho avuti scuri, scuri, scuri. Ma sai quante volte ho dovuto far vedere? No, no, le lenti, no, no, le lenti. Qua. Scusa, è stato uno shock quando ti sono diventati verdi? Ma all'inizio pensavo fosse la luce, mi spostavo. Cioè, tu pensa che a Trento volevano scrivermi sulla carta d'identità ho colore occhi giallo. Perché all'epoca, quando fece la carta d'identità, erano giallini. Dico, come perché i gatti. Stavano cambiando. Sì. Ma, non ci ma infatti sono cangianti, non sono mai dello stesso colore, però mi sono schiariti. E poi scusate, tu hai detto ho messo i tacchi per la prima volta non per Miss Italia, non per Non è la Rai, ma per Miss Italia. Sì, il famoso passo della pantera, cioè? Cioè un incubo, perché praticamente è stata una delle prime cose che ho iniziato a fare a Trento, sai, facevi le sfilate, facevi queste... E com'è andata? Impacciatissima ero, ma anche perché lo facevo giusto per provare. Ma ti hanno preso a Miss Italia? Com'è? Ti hanno preso? No, perché non mi hanno preso, nel senso sono stata selezionata, ma poi è stato nello stesso periodo di Non è la Rai, quindi dovevo scegliere se fare Non è la Rai o Miss Italia, e ho scelto il certo per l'incerto, ho detto vado a fare Non è la Rai. Perché... Quindi tu hai preferito Non è la Rai a Miss Italia. Certo. Quell'anno vinse tra l'altro Martina Colombani. Sì, esatto. Però mi è rimasto impresso sto passo della pantera, perché io andavo su e giù per le scale di casa mia con sti tacchi, perché abituata con le scarpe da ginnastica, cioè non avevo mai messo un tacco e lì... Era d'obbligo il tacco. Vabbè, ti è servito dopo per... Dopo, sì, dopo per sì. Non è la Rai. E la prossima cornice, invece? La prossima cornice è legata, invece, ai tuoi occhi, perché c'è scritto gli occhi di Alessia Merz. Gli occhi di Alessia Merz sono diventati addirittura una canzone. Sì, è vero. Un ragazzo molto carino ha dedicato una canzone. Il concetto era che la gioia di ricevere un messaggio sul telefonino era pari alla bellezza dei miei occhi. Ma come facevo questa canzone, te la ricordi? Non me la far cantare, perché poveretto, no. Va bene, no. Ma te la ricordi? No, il concetto era quello, mi ricordo il ritornello, che insomma c'era questa aspettativa di ricevere questo messaggio, gli occhi di Alessia Merz. Cosa? Che era ricevere un messaggio, era bello quanto l'emozione di vedere gli occhi di Alessia Merz. Allora, il cantante è Alberto Donatelli. Lascia. Esatto. Un ma messaggio la sul cellulare, voglio vedere quella bustina lampeggiare, voglio te e gli occhi tuoi, belli come quelli di Alessia Merz, luccicano e voglio un messaggio sul cellulare e voglio te e gli occhi tuoi, belli come quelli di Alessia Merz, luccicano quando mi guardi. Caramba, che sorpresa! Grazie a te, grazie Alessia. Alberto, Caterina. Piacere, Caterina. Scusa, ma che bella sorpresa. Ah, tu che hai cantato, hai scritto questa canzone, voglio gli occhi di... Com'è la canzone, scusa? Voglio te e gli occhi tuoi belli come quelli di Alessia Merz. E perché non vi siete mai incontrati? Aspetta. È una carambata. Unitevi, foto, dopo 20 anni si sono visti. Grazie veramente. No, grazie a te, grazie. Eri innamorato della Merz? È banale dirlo, ma sì, io siamo, non dico di più, siamo coetanei, proprio sì. Precisamente lo stesso anno, eccetera. Ah, e quindi io ero uno di quelli che andava a fogli di studio nella Rai,
che sì, che era innamorato di Alessia e tutta una serie di cose, per cui poi col mio manager a suo tempo dicemmo: guarda, siccome gliene parlavo tutti i giorni, Alessia, me quanto mi piace, io ho detto: senti, fai una cosa, scrivi fatto, un pezzo su Alessia Merz, ma l'ha detto come una battuta, così non me ne parli più. Com'è il ritornello? Io voglio ricevere un SMS, com'è? Lascia un messaggio sul cellulare, voglio vedere quella busta. Voglio te e gli occhi tuoi, belli come quelli di Alessia Merz. Grazie veramente. Grazie. Buon Natale, grazie. Ciao, ciao Alessia, buon Natale. Ciao. Ma che bella questa sorpresa, ti giuro, non ce l'avevamo mai visto. Vieni, perché c'è Lorenzo Farina che ha ripreso tutto dagli account di Vieni da me. Stiamo pubblicando, sì. ma devi sapere che su Twitter se l'hanno ricordati per primi, hanno detto: Alessia Merz ricorda che un cantatore le dedicò addirittura una canzone per i suoi occhi? Poi tutti impazziti per Non è la Rai, dicono: io voglio una ragazza che Non è la Rai al giorno a raccontare tutti i retroscene, le liti. Beh, ce ne sarebbero. E poi Alessia, chiaramente tutti dicono che sei bellissima, simpatica, autironica, la mia preferita di Non è la Rai. Oh, quindi, grazie, apprezzatissime. Sì, però io vorrei qui qualcuno che mi dica davvero questi litigi del dietro le quinte di Non è la Rai. Niente, ho solo speranza su Ambra, ve lo dico. Ho detto che mi hanno tolto la sedia.